Oggi parliamo dei blender. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video. Oggi ci concentriamo su uno strumento molto controverso della tecnica del disegno, il blender. Parleremo anche del brunisher, ma soprattutto del blender. Cos'è il blender? A cosa serve? In cosa si distinguono i differenti blender? Cos'è il blender? Il blender è uno strumento a forma di matita che serve per miscelare bene i toni delle matite colorate. Non esiste un solo tipo di blender perché non esiste un solo tipo di matite colorate. Le matite colorate infatti si dividono in due grandi categorie: le matite con mina ad olio e le matite con mina a cera. Io qui ho due tipi di blender, un tipo della Lyra e un tipo della Prismacolor, che sono, diciamo, le due capostipite delle matite colorate, andando un po' in soldoni, perché la Lyra ha una mina, che le matite colorate Lyra hanno una mina, una pasta della mina, che sono a base di olio, mentre la pasta delle matite della Prismacolor è una pasta a cera. Cosa significa questo? Che quando il colore viene creato, il pigmento viene mescolato con una soluzione, con un medium che è di volta in volta per la Lyra e per una categoria di matite ad olio, mentre per la Prismacolor e un'altra categoria di matite a cera. Casomai, se riesco nell'info box, vi lascio la lista delle marche che hanno una mestica a cera e delle marche che hanno una mestica ad olio. Quindi, a seconda delle matite che possediamo, dobbiamo scegliere un blender differente, che si presenta così, come una matita comune con una mina in colore. Infatti, se noi passiamo il blender sul foglio, non sortirà nessun effetto se non c'è passata la matita. A cosa serve il blender? A miscelare i toni del nostro colore. Infatti, quando noi coloriamo, molto spesso, a seconda della carta e del supporto che utilizziamo, troviamo delle difficoltà a miscelare, a far fondere insieme i colori, sia col supporto stesso, quindi sia con la carta, che anche tra di loro, e a dare le sfumature che più ci piacciono. Il blender è uno strumento che ci aiuta proprio in questo: fa sì che i colori si compenetrino uno dell'altro, fa sì che il colore venga bello liscio e stirato e ben sfumato, e soprattutto fa sì che i vari buchini del foglio, magari ruvido o semiruvido, vadano tutti occupati dalla mestica della matita, che invece, passata semplicemente a secco, non va ad ostruire tutti i buchini. Partiamo dal presupposto che il blender non è uno strumento necessario, perché se uno colora molto bene, del blender non ha proprio bisogno, perché ricordatevi come si colora con le matite colorate. Vi lascio il video qui dove c'è la I col pallino. Se noi andiamo per sovrapposizione di strati e piano piano, senza fare sciogliere l'olio e la cera di cui sono composte le mine delle matite colorate, facciamo sì che i colori si intensifichino senza saturare troppo presto, sappiamo bene che del blender non ne abbiamo assolutamente bisogno. Quando siamo un po' meno pratici o vogliamo degli effetti sorprendenti, perché effettivamente il blender è quella marcia in più che dà al disegno quella definizione maggiore, e allora il blender è uno strumento veramente veramente importante. Il blender, miscelando i toni, ne varia sostanzialmente quello che è anche la tonalità, perché un arancione e un rosso che sono sovrapposti vengono a compenetrarsi l'un l'altro, diventando un terzo tipo di rosso o arancione a seconda della quantità dell'uno dell'altro, e quindi fondendosi insieme creando un nuovo colore. Cosa differente è il brunisher, che io non ho qui perché non uso tanto. Il brunisher invece è una matita sempre si presenta sempre così e che ha le stesse caratteristiche, quindi ci sono brunisher per ogni tipo di colore, che non varia la tonalità di tono del colore, ma varia la lucentezza. Il brunisher infatti serve per dare l'effetto lucido al vostro disegno. Anche il brunisher non è indispensabile, perché se abbiamo buona padronanza delle matite colorate, sappiamo bene che, come ultimo strato, un passaggio bello veloce di matita farà sciogliere le cere o gli oli contenuti nella pasta, e quindi l'effetto lucido verrà fuori automaticamente. Naturalmente questi non sono gli unici strumenti. Il blending non può essere fatto solamente attraverso questi strumenti che sono i blender, o la lucidatura non può essere fatta soltanto attraverso il brunisher. Ci sono anche altri strumenti molto più
anche economici, ma molto più furbi. Lo sfumino non serve solamente per il chiaroscuro, ma è un ottimo strumento, un ottimo alleato anche per le matite colorate. Diciamo che è quello strumento che in maniera comoda può trasportare la nostra pasta colorata lì dove ci sono quei buchini su cui non si è riusciti ad andare e a coprire con la semplice sovrapposizione della matita sul foglio. In più si possono miscelare i tonni semplicemente grattugiando un po' di polvere di matita nel punto in cui voglio far fondere i due toni e con lo sfumino insinuare, per esempio, parliamo dell'arancio e del rosso? Se noi abbiamo un arancio e un rosso e vogliamo che l'arancio entri nel rosso sfumandosi insieme a lui, grattugiamo col tempera matite un po' di polvere di arancio e con lo sfumino andiamo a farla insinuare, quindi muovendo lo sfumino e pressando la polvere lì dove vogliamo. Ma adesso poi nella seconda parte del video vi faccio vedere tutti gli esempi pratici. Tra i blender con enormi virgolette possiamo inserire anche questo strumento qua, la matita bianca. Sempre ci siamo chiesti sin da piccoli, ma perché mettono la matita bianca tra i colori se insomma il foglio è bianco? Per la maggior parte dei casi lo mettono non soltanto per i supporti non bianchi, ma lo mettono soprattutto perché il bianco può fungere da blender. Il bianco, infatti, passato sui toni affiancati tende a miscelarli insieme e ad uniformare il passaggio della matita che avevamo dato prima. Unica differenza rispetto a un blender comune è che ne attutisce il tono, nel senso lo pastella leggermente. Diciamo che un giallo vivido con il passaggio di un bianco diventa un giallo un po' più spento, un po' più pastello, mentre il blender lascia il tono inalterato. La scelta dell'uno o dell'altro dipende esclusivamente dall'effetto che voi desiderate, perché se desiderate un effetto un po' appannato, un po' più opacizzato, un po' più soft, e allora forse il bianco è quello che fa per voi. Se invece come risultato volete dei toni vividi, l'unico strumento che vi può essere utile in tal senso è il blender tradizionale. Un altro alleato molto importante che funge sia da blender che da brunisher è questo, la paraffina o l'olio Johnson, quello che avete a disposizione. Lui, passato a pennello sui vostri disegni, non soltanto fungerà da miscelatore dei vostri colori, ma fungerà anche da lucidante dei vostri colori. Quindi questo è un blender e un brunisher tutto in uno. Ma adesso andiamo a vedere sul campo tutte le cose che vi ho spiegato così teoricamente. Spostiamoci di là e vediamo com'è colorare con il blender. Io ho già girato il video, ma voi non ce l'avate e quindi lo devo rigirare. Evviva, evviva! Allora, cominciamo subito con vedere a cosa serve un blender. Lo vedete già qui, questo è l'utilizzo semplice del blender. E allora prendo il blender della Prismacolor con tre toni di colore della Prismacolor. Il blender si può usare in due maniere: o con questo metodo degradé, che a me non piace tantissimo, ma in molti lo utilizzano, quindi facendo una scala di colori e lasciando delle campiture bianche in mezzo, degli spazi bianchi in mezzo, voilà, oppure unendo i tre toni e facendo in modo che un po' del tono successivo entri in quello precedente, perché non deve fare tutto il blender, anche noi ci dobbiamo mettere del nostro, eh? Ok, adesso prendiamo il blender della stessa natura del Prismacolor, delle matite Prismacolor, quindi ho qui il blender, vi ricordo avere una mestica a cera, e comincio a unire i colori, quindi faccio andare verso il basso l'arancio e salire verso l'alto il giallo, in modo che i colori si incontrino e si mescolino. Voilà. Io invece preferisco quest'altro modo, in cui già i colori sono mescolati da me e devo soltanto mescerli insieme per una sfumatura sì, ma compatta. Dipende da quello che dovete fare. Questo è quello che fa il blender, tanto che sia ad olio quanto che sia a cera. Se invece con una matita ad olio, a base a mestica d'olio, uso un blender a mestica d'olio, come vedrete,
un bel risultato sfumato. Poi dipende anche dalla qualità delle matite e dalla propensione che hanno esse per essere sfumate. Se invece prendiamo una matita con mestica ad olio e la sfumiamo con un blender con mestica a cera, si sfumerà lo stesso, verrà solamente un po' più sfacciata la sfumatura, cioè verranno dei toni compatti, vedete? Però non verrà la sfumatura, ok? Cosa intendo? Quindi sbagliare il blender comporta questa differenza tra questo e questo, o tra questo e questo. Qui avevo fatto al contrario, per esempio. Comunque, questo è il blender adatto, questo è il blender non adatto. Adesso vi avevo anche detto durante il video che si poteva anche utilizzare il blender così, con il colore pastello. Come vedete, quello a cui darà vita è un terzo tono di colori. Mi tengo più alta nei toni e come vedete, quello a cui darà vita sarà un terzo tono pastellato. Quindi io posso usare la matita contenuta nella confezione dei miei colori, la matita bianca, come blender, ma quello che avrò sarà una mestica di colore ben miscelata, però sicuramente pastellata. Molto molto bello lo stesso. Dipende da quello che volete fare. Vi avevo detto che c'è anche un'altra tecnica, cioè quella dello sfumino. E allora mettiamo i tre colori. Sui tre colori grattugiamo le tre relative polveri di colore. Quindi il giallo, questa è la tecnica più sporca, ma anche la più pittorica, quella che ci può aiutare a dare dei soggetti molto più mossi e vibranti. Ripeto, dipende sempre da quello che dovete fare, non c'è un giusto e uno sbagliato, qui va tutto bene a seconda quale sia l'effetto che volete, quindi è meglio conoscere gli effetti per meglio poter utilizzare i vari metodi. Prendiamo lo sfumino, che avevo già utilizzato prima, e cominciamo a sfumare e a compattare il colore facendo scendere il rosso sull'arancio e quindi l'arancio sul giallo, compattando ben bene i tre toni. Come vi dicevo, è il modo più pittorico, anche il più sporco, diciamo così, ma molto molto particolare. Adesso vi ho parlato anche del Baby Olio Johnson o della paraffina, ne verso un po' nel tappino e lo utilizziamo in due differenti maniere. Lo utilizzo come brunisher e lo utilizzo come blender. Se lo voglio utilizzare come blender, mi servirà semplicemente di apporre il colore uno dentro l'altro, prendere un pennellino, sporcarlo un po' di paraffina e fare in modo che i colori si insinuino l'uno nell'altro. Lui dissolverà leggermente il colore, creando questa bellissima sfumatura. Se lo voglio utilizzare come brunisher invece, quindi come finitura super lucida del mio lavoro, metto sempre i miei tre colori. Do una passata di blender per miscelarli insieme e già ho la mia bellissima sfumatura che posso comunque ancora tirare giù, e solamente dopo passo velocemente il blender, giusto per lucidare il lavoro che ho fatto, senza aggiungere altra sfumatura. Questi tutti i modi per la tecnica del blending e anche un modo per la tecnica del brunisher, senza avere un brunisher qui con me, non ce l'ho, quindi ve ne ho parlato, ma a questo serve a lucidare. Mi raccomando, sfumatemi un bel pollice in su e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Vi lascio le foto, ciao!
Visto? Il blender è un ottimo strumento, un ottimo alleato. I miei preferiti sono per le matite con mestica ad olio quello della Lira, mentre per le matite con mestica a cera quello della Prismacolor. Ogni matita ha il suo blender, mi pare ce l'abbiano tutte, forse solo la Faber-Castell non lo fa perché non mi è mai capitato di vederlo, e forse anche la Giotto non lo fa, ma non ne sono sicura. Comprate quello della Lira e andate tranquilli lo stesso. Se volete il blender più adatto al vostro colore, prendete l'abitudine, quando andate a comprare una nuova scatola di colori, di comprare, come se fosse un colore in più, il blender aggiunto. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia chiarito un pochettino quello che è il giusto utilizzo del blender, del brunisher e altri utilizzi alternativi di materiale che magari abbiamo nel cassetto e che utilizziamo solo per una cosa e invece possiamo utilizzare per più cose. Perché la creatività nell'arte si esprime anche nell'utilizzo del materiale. Quello che fa un artista è anche come usa in maniera propria e personale il materiale che ha a disposizione. Quindi sperimentate con il vostro materiale per addivenire al risultato a cui attendete. Per il resto io sono qui, per qualunque altra domanda lasciatemele qua sotto tra i commenti, come vi chiedo di lasciarmi anche un bel pollice in su, una condivisione di questo video, e venitemi a trovare su Instagram, dove sempre vi comunico quelle che sono le intenzioni per i video di Arte per Te, quindi lì potrete suggerirmi il video che più magari vi interessa vedere. Bene, detto ciò, mi mando un grande bacio e vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima!